Siamo in compagnia di Umberto Iervolino, regista e sceneggiatore del film Le ciliegie di Luca. Di cosa tratta? Salve a tutti, grazie, grazie per questa opportunità a Trekking TV, dico bene. Allora, Le ciliegie di Luca è un film che tratta l'amore semplice, puro, che nasce nei banchi di scuola fra due bambini, fra Luca e Teresa, e poi consolideranno questo loro grande amore con il matrimonio. Ovviamente, come in tutti gli amori che si rispettano, ci saranno controversie, ci saranno litigi e, ahimè, poi ci sarà anche un finale a sorpresa molto toccante di questa storia. Ho voluto scrivere questa sceneggiatura su un racconto che avevo scritto da un'idea che ho avuto da una mia amica. C'è un motivo per cui ha scelto Santa Marina per girare questo film? Devo dire che l'amministrazione di Santa Marina, che mi ospita sia in teatro e sia come regista e attore e sceneggiatore, ho voluto collaborare con loro e dividere con loro questa esperienza dove vede proprio il comune di Santa Marina, produttore di questo film, che ha un'ambizione di partecipare anche a concorsi importanti laddove c'è la possibilità e coinvolgere anche il paese perché i casting sono stati fatti qui a Santa Marina con una risposta notevole e abbiamo scelto i due protagonisti che adesso vi presenterò che sono qui con me e quindi abbiamo già iniziato le riprese, siamo già la metà del lavoro e riprenderemo senz'altro nella prima settimana di giugno con le altre riprese. Non finirò mai di ringraziare l'amministrazione che è stata sensibile e crede in questi progetti artistici culturali che a mio avviso sono il veicolo di un paese civile, il veicolo per un futuro dei giovani che si vogliono affacciare anche a quest'arte. A breve partiranno le iscrizioni presso la Proloco di un laboratorio d'arte teatrale e quindi è tutto un progetto che sta delineandosi. Ho anche un altro film proprio sulla storia di Santa Marina, la storia della Santa, che è una storia affascinante, per chi non la conosce veramente dovrebbe leggerla. E io sono stato colpito da questa storia e ho scritto un musical e un film musicale. Oltre alle riprese del film Le ciliegie di Luca, cos'altro sta facendo? Allora, io lavoro in Accademia a Napoli e a Milano, dove faccio anche spettacoli teatrali e mentre stavo lì, la mia carriera quest'anno è un po' fortunata, diciamo, se si può dire, sono stato chiamato per Un posto al sole, la fiction che si gira a Napoli, e dove ho un ruolo ben definito, sono il direttore del carcere, ho già girato 5 puntate. Ovviamente mi hanno affidato questo personaggio, come in tutte le fiction, bisogna vedere un po' se ha un seguito o non ce l'ha. Non è una comparsa, una figurazione, ma è un ruolo ben definito, quindi presumo che ha una sua vita propria. E poi nel frattempo ho fatto anche dei casting per un'altra fiction Rai 1 che andrà in onda nel 2018 e più un film con Claudio Bisio che pure dovrebbe andare nel 2018. Adesso vogliamo conoscere i protagonisti di questo film, dei giovani protagonisti. Ti chiami? Nicole Giudice. E vivi qui a Policastro, vero? Sì. Essere la protagonista di questo film, cosa si prova? Si prova felicità. Ti chiami? Antonio Bifano. E anche tu vivi a Policastro. Cosa si prova a girare un film? Si prova, tante cose belle.